Bella raga, minchia, che sofferenza, siamo qui all'89esimo, il Milan in vantaggio 3-2, partita un po', diciamo, sottovalutata dal Milan che ha preso due gol stupidi, uno una conclusione bella del Bodø/Glimt e un altro un erroraccio di Gabbia che si è perso l'attaccante della squadra norvegese nel primo tempo, poi Çalhanoğlu ha trascinato il Milan e fortunatamente ha realizzato due gol splendidi, uno di sinistro sotto l'incrocio e un altro piazzato da calcio d'angolo su assist di Castiglieco e ha fatto il primo gol in una partita ufficiale, Colombo che sostituisce Ibra stasera. Stasera si è sentita tantissimo la mancanza di Ibra, raga. Intanto ci sono i makers che attacca, vediamo. 90esimo, vediamo quanto dà di recupero. Siamo 3-2 quindi sofferenza, speriamo che ne dà poco. È brutto soffrire con queste squadre, però il Bodø/Glimt è una bella squadra e lo sapevo che non bisognava sottovalutarla anche perché nel suo campionato domina, ovvio che il Milan è molto superiore rispetto a questa squadra, però bisognava fare attenzione, infatti in attacco si è dimostrata forte. Infatti avevo visto che comunque il Bodø/Glimt nel campionato faceva sempre 3 o 4 gol con tutte le squadre e infatti si è dimostrata forte stasera, soprattutto nelle ripartenze. Adesso sono entrati Maldini, è entrato Krunic, è entrato Tonali. Comunque vediamo un po' adesso cosa succede, sta attaccando il Bodø/Glimt, sta salendo. Questa squadra mi ha sorpreso, devo dirla. Comunque se il Milan vincerà, affronterà il Rio Ave, perché ha vinto col Besiktas a sorpresa, quindi non sarà il Besiktas l'avversario del Milan se vincerà. Intanto Gabbia allontana il rimessa laterale, siamo al 91esimo, mancano 2 minuti. Stavo dicendo, ovviamente è migliore in campo, Çalhanoğlu che ha fatto 2 gol e un assist che ha trascinato il Milan senza Ibra. Stasera si è sentita tantissimo la mancanza di Ibra e spero che il Milan potrà recuperare per Crotone, quindi per la sfida di campionato al meglio, quindi recupererà Rebic, recupererà Leao, recupererà spero Romagnoli, anche se sarà difficile, perché Gabbia si è dimostrato ancora un po' acerbo, diciamo, non è ancora pronto per fare il titolare, almeno non è continuo. Poi Calabria ha giocato bene, mi è piaciuto, che sì, e Bennacer così così rispetto alle scorse partite, Castiglieco malino, Kier bene, intanto attenzione, minchia che gol si è sbagliato il Bodø/Glimt, mamma mia, che gol si è mangiato il Bodø/Glimt, cazzo, meno male, davanti a Donnarumma, mancava un minuto raga, figa, che cagarella, porca troia, non dobbiamo soffrire così però raga, un conto è adesso soffrire così perché ormai siamo in questo risultato, ma se vogliamo puntare a qualcosa di grosso con la Champions League, non dobbiamo più fare queste prestazioni. Perché ci dimostriamo ancora una squadra un po' che non ha sicurezza. Se c'era qualcun altro qua era gol, raga. Il giocatore da solo contro Donnarumma ha sbagliato, meno male. Comunque, Calabria mi è piaciuto, Çalhanoğlu mi è piaciuto, Colombo mi è piaciuto, Selemakers bene, ancora Çalhanoğlu che recupera palla, mamma mia. Poi gli altri, diciamo così così, gli altri. Hanno giocato un po' tutti malino, nonostante comunque il Bodø/Glimt ha giocato bene. Dobbiamo migliorare, raga, dobbiamo migliorare perché abbiamo 3 partite difficili senza Ibra, che sono decisive per il nostro campionato, sia per entrare in Europa ma anche per essere continui in campionato, quindi dobbiamo giocare decisamente meglio. Intanto mancano 20 secondi, il Milan quindi pur soffrendo spero e penso che porterà a casa la vittoria, vediamo un po'. Ok, rimessa dal fondo Bodø/Glimt, vediamo un pochino cosa succede se fischierà l'arbitro, vediamo un po' l'ultima occasione. Avanti il Bodø/Glimt, va avanti. Andiamo un po' a 93esimo, saranno scaduti. Ok. Scaduti, minchia raga, che sofferenza. Il Milan passa il turno, sfiderà il Rio Ave giovedì prossimo. Mamma mia, mamma mia. Fatemi sapere voi cosa ne pensate su questa partita, se siete felici. Ovviamente io non tantissimo, anche se abbiamo vinto, c'è cioè la nuova trascinatore. Fatemi sapere voi, secondo voi, chi è il migliore in campo. Mi raccomando, like, condivisione, iscrizione al canale se siete nuovi e attivare la campanellina per restare aggiornati in tempo reale. Bella raga, ci vediamo domani con un prossimo video, meno male che abbiamo passato il turno. Bella.